hai giurato, principe, hai promesso. Un principe non può perdere l'onore. Tagliate via la testa a questo orrore, il principe ordinò. E così fu fatto, ed egli disse molto soddisfatto: la trovo più carina senza testa, ma ecco l'altra strega che protesta. Ora la provo io. No, prova questa. E il principe le dice: e Zac, di volo, le taglia il capo con un colpo solo e la testa va in giro rotolando. Intanto le patate sta pelando Cenerentola giù nella cucina. Sente quei colpi, sale, s'avvicina e... che baccano è questo? Dice poi. E il principe: tu fatti i fatti tuoi. Guardando intorno pensa la ragazza: che principe mai questo, di che razza, che taglia teste per diventimento? Sposarlo? No, proprio non me la sento. E il principe: chi è questa pezzente? Via la sua testa immediatamente. Ma proprio allora, in un chiaro lampo, la buona fata magica entrò in campo. Agitò la bacchetta e in tono serio disse: su, cara, esprimi un desiderio. Qualunque desiderio sarà fatto. Cenerentola disse in tono piatto: fata gentile, sarò più prudente, non voglio principi o simile gente, non qualcuno straricco o strapotente, vorrei un uomo semplice e decente, non ce n'è molti, sì, questo lo so, fata tu pensi che ne troverò? Ed ecco, Cenerentola di volo divenne sposa di un bel boscaiolo, specializzato anche in confetture, di quelle fatte in casa, buone pure. E allora sì che furono felici, pieni di gioia, figli e allegri amici. Complimenti a Tania. Allora, passiamo dalle favole e dalle principesse, quindi lo stereotipo della principessa e lo stereotipo della bambola, per cui appunto spesso viene definita la donna. E vi leggerò un brano tratto da Una casa di bambola di Henrik Ibsen, uno scrittore svedese, un testo scritto oltre 100 anni fa ma di straordinaria attualità. Vi leggerò quindi un dialogo tra marito e moglie. Elmer: tu mi hai amato come una moglie deve amare suo marito. Sono solo i mezzi, che tu non hai saputo giudicare probabilmente, ma credi di essermi meno cara perché non sei capace di agire secondo il tuo cervello? No, no, appoggiati semplicemente a me. Io ti consiglierò, io ti guiderò. Qui c'è il rifugio per te. Qui io ti terrò come una colomba inseguita che sono riuscito a salvare, illesa, dagli artigli del falco. Porterò la calma al tuo povero cuore che batte. Oh, tu non conosci il buon cuore di un uomo vero, Nora. C'è per un uomo qualcosa di indescrivibilmente dolce e appagante in questo, nella consapevolezza che ha perdonato sua moglie, che lui l'ha perdonata con cuore colmo e sincero. Lei diventa per questo sua proprietà, quasi in doppio senso. Lui l'ha quasi messa al mondo di bel nuovo. Lei è diventata in qualche modo e sua moglie e sua figlia nello stesso tempo. Così sarai tu per me da ora in poi. Tu, piccolo essere confuso, senza aiuto. Non inquietarti per nulla. Nora risponde: siediti qui, Thorvald. Noi due dobbiamo parlare molto insieme. Tu non mi capisci e nemmeno io ti ho mai capito. Ora sono 8 anni che noi siamo sposati. Non ti viene in mente che questa è la prima volta che noi due, tu ed io, marito e moglie, parliamo insieme seriamente? Per 8 anni interi non abbiamo mai scambiato una parola seria su una cosa seria. Io dico che non ci siamo mai messi insieme sul serio per cercare di arrivare a fondo di qualche cosa. Tu non mi hai mai capita. È stato fatto un grande torto contro di me, prima da parte di papà e dopo da parte tua. Voi non mi avete amata. Vi è semplicemente sembrato che fosse piacevole innamorarvi di me. Quando ero da papà, lui mi raccontava tutte le sue opinioni e così avevo le stesse opinioni. E se ne avevo altre le nascondevo perché non avrebbe apprezzato.
Lui mi chiamava la sua bambina bambola, e giocava con me, come io giocavo con le mie bambole. Quindi sono arrivata in questa casa, da te. Voglio dire che dalle mani di papà sono passata nelle tue. Tu sistemasti tutto secondo il tuo gusto, e così io ebbi lo stesso gusto che avevi tu. Ovvero, lasciavo solo credere, non so esattamente, penso che fossero entrambe le cose, ora l'una e ora l'altra. Quando mi guardo indietro, ora, mi sembra di aver vissuto qui come una poveraccia, giusto alla giornata. Ho vissuto per i giochi di destrezza che facevo per te. Ma è proprio questo che tu volevi avere. Tu e papà avete commesso un grande peccato contro di me. La colpa è vostra se di me non ho fatto nulla. Elmer, non sei stata forse felice qui? Nora, no, non lo sono mai stata. Sono soltanto allegra. E tu sei sempre stato così gentile con me. Ma la nostra casa non è stata altro che una stanza dei giochi. Qui io sono stata la tua moglie bambola. Come a casa di papà ero la sua bambina bambola. E i bambini, a loro volta, sono stati le mie bambole. Mi sembrava piacevole quando cominciavi a giocare con me, così come a loro sembrava piacevole quando prendevo a giocare con loro. È stato il nostro matrimonio, Thorvald. Io devo cercare di educare me stessa. In questo non sei l'uomo che possa aiutarmi. In questo devo essere sola. Perciò ora ti lascio. Elmer, tu sei pazza. Tu non avrai il permesso. Io te lo proibisco. Nora, non serve a nulla proibirmi qualcosa dopo quanto è accaduto. Prendo con me ciò che mi appartiene. Da parte tua non voglio avere più nulla, né ora né più tardi. Elmer, abbandonare casa tua, tuo marito e i tuoi bambini. Non pensi a cosa dirà la gente? Nora, non posso avere alcun riguardo di nulla. So soltanto che questo è necessario per me. Elmer, oh, è rivoltante. In questo modo puoi venir meno ai tuoi più sacri doveri. Nora, che cosa annoveri allora tra i miei più sacri doveri? Elmer, e ho bisogno di dirtelo? Non sono i doveri verso tuo marito e verso i tuoi bambini? Nora, ho altri doveri altrettanto sacri. I doveri verso me stessa. Elmer, tu sei prima di tutto e soprattutto moglie e madre. Nora, questo non lo credo più. Credo di essere prima di tutto e soprattutto una persona. Io, esattamente come te, o almeno quale devo provarmi di diventare. Io so bene che la maggioranza ti darà ragione, Thorvald, e che nei libri si trova qualcosa dello stesso genere. Ma non posso accontentarmi più a lungo di ciò che dice la maggioranza e di ciò che si trova nei libri. Devo pensare io stessa a queste cose e vedere di venirne in chiaro. Scrive Valeria Parrella. Chiedilo alla prima donna che ha votato con il suffragio universale nel 1946. Chiedilo a Maria, a Maddalena Sherazad, alla modella che se ne muore di anoressia e alla Rom a cui hanno di nuovo bruciato la baracca. Chiedilo alla donna che domani alle 4 aprirà il mercato comunale e alla centralinista che ti risponde 24 ore su 24. Chiedilo a Sakinè e a San Suu Kyi, alla ragazza che sta facendo la chemio e a quella che sta facendo la permanente. Chiedilo alla sua sciampista. Chiedilo ad Antigone, a Medea e alle troiane, alla prostituta che stasera scenderà sulla provinciale per vendersi a 20 euro, a quella che riuscirà a scappare dal suo pappone, alla suora che l'aiuterà, alla laica che l'aiuterà, alla laicista che l'aiuterà. Chiedilo alla partigiana rapata a zero dai fascisti. Chiedilo alle 186 operaie della Ford che si fecero equiparare lo stipendio a quello degli uomini
e alle dipendenti della Fiat di Marchionne che in 10 minuti dovranno fare pipì e sorbente. Alla ragazza di 16 anni a cui il medico ha negato la pillola del giorno dopo, chiedilo ora alla figlia sedicenne di quel medico. Chiedilo alla bambina che subisce violenza e alla lesbica che bacia la sua fidanzata a Piazza Duomo, alla detenuta che dovrà aspettare il prossimo giovedì per rivedere suo figlio e alla deputata gravida che entra al voto della Camera in sedia a rotelle. Chiedilo alla donna che si fa il botulino e a quella che non si tinge i capelli, a Ilda Boccassini e alle 6.000 pagine del suo lavoro. Chiedilo alla donna che sta abortendo e a quella che sta partorendo, alla sua bambina, chiedilo tra qualche anno. E chiedilo a tua madre, a tua sorella, a tua figlia e a tua moglie e alla tua migliore amica, alla tua collega di lavoro e alla tua amante. Loro tutte lo sanno che il corpo delle donne è più di quanto un uomo possa controllare. Thank you.
ringrazio queste donne che hanno intuito che è necessario trovare un luogo di una forma pubblica dove oggi si possa raccogliere quel comune sentire derivante da una condivisa indignazione che può essere la chiave del cambiamento di questo nostro paese. Non cerchiamo di ritrovarci, non abbandoniamo questi luoghi, prima di aver ricondotto il nostro paese sul binario di una ritrovata dignità civile e politica. Facciamo diventare queste piazze, nello spirito della nostra Costituzione, il luogo di incontro delle persone, di condivisione delle parole, di responsabilità e di speranza civile. Grazie. Alcune riflessioni sul domani dello scandalo che ha scoppiato in modo eclatante e che ha evidenziato però una malattia che è ben più profonda ed è da molto tempo molto profonda e poco bipartisan, perdonate. Triste lo spettacolo dello scempio del corpo delle donne usato come oggetto, mercificato, sezionato, donne fatte a pezzi e vendute secondo un preciso listino e un dirigente ragioniere che sa bene fare i conti, la banalità del male. Gli ultimi casi, il caso Rubi, Minetti, Macrini, è lo svelamento finale, la concretizzazione di un disegno mediatico che ha tra i suoi bersagli la donna. Una donna presentata nei format più popolari come valletta muta, spesso orribilmente rifatta, con labbra e seni gonfiati, col volto tirato in una maschera inespressiva, senza rughe, segni del tempo, dell'esperienza, della vita, dell'anima che si conquistano a caro prezzo. L'involuzione antropologica mediatica di cui è vittima principale la donna in realtà ha investito profondamente anche l'uomo, ha interrotto in Italia quel cammino di crescita e consapevolezza, di trasformazione che ha caratterizzato le grandi tappe culturali del Novecento. Presidente del Consiglio incarna e propone il modello del maschio consumatore, bulimico, compulsivo, che le sue televisioni sguaiate e violente comunicano. I sesso fatto a pezzi, sbagliati, comprati. Il sesso scisso dalla scelta, dal piacere, dalla reciprocità, dalla dignità, dalla gratuità. Il sesso come prostituzione, che i soldi se lo compra, ma il corpo non si compra, così come non si compra l'anima. Non si chiami libertà quella di chi vende se stesso. È un tragico percorso malato e alienante, quando non è anche terreno di sfruttamento e schiavitù. Ancora più terribile se coinvolgente giovani, donne e minorenni. È questo il futuro che si prospetta ai giovani? È questo il modello che il Presidente del Consiglio e le forze politiche che lo sostengono propongono?
il paese ha bisogno di attenzione, ha bisogno di cuore e intelligenza, ha bisogno di speranza e dignità. Esistono altre donne e altri uomini in Italia che lavorano, che vogliono costruire un futuro per sé e per le generazioni future, che sono grati del sacrificio delle loro madri e dei loro padri. Per tutti loro dobbiamo dire no. Nella testa ho due voci, due musiche, due biglietti nel portafoglio. Mi vergogno a testa alta. Li leggo quasi sempre di seguito, li leggo ogni giorno, o sono loro che leggono me. Mi vergogno di non riuscire a leggere i giornali. Mi vergogno di non riuscire a guardare la televisione. Mi vergogno di non riuscire a parlare di politica. Mi vergogno del capo e mi vergogno dei servi. Mi vergogno delle menzogne sulle facce. Mi vergogno delle menzogne nelle voci. Mi vergogno quando li vedo. Mi vergogno quando li sento parlare, mi vergogno di sentirli parlare, mi vergogno di non riuscire a pensare al mio paese senza vergogna, mi vergogno di non riuscire a chiamarlo mio, mi vergogno di un paese senza testa, mi vergogno di un paese senza, mi vergogno di non capire cosa succede, mi vergogno di non capire cosa è successo, mi vergogno di chiedermi ogni mattina è successo qualcosa, mi vergogno di svegliarmi ogni mattina sperando che sia successo qualcosa. Mi vergogno a casa, mi vergogno all'estero, mi vergogno di chi non si vergogna, mi vergogno di vergognarmi, mi vergogno di non vergognarmi abbastanza.
di orgoglio e di dignità. La dignità delle donne, il rispetto e l'equilibrio del rapporto uomo-donna non si vede al ribasso, si costruisce e la strada la conosciamo. Dateci gli strumenti e le opportunità. Per le alternative soprattutto diamo peso alle cose che abbiamo già conquistato. Per esempio, la scelta e la forza di dire no o sì con un voto. Abbiamo l'Italia che è perfetta. L'Italia delle donne che ha sentito la notizia 52 come mia madre, che non vedono mai la roba della pensione. L'Italia di lavoratori, fortuni, comici che hanno due figli da gestire. L'Italia delle piccole Arianna, Elena, Jasmine, che hanno un percorso di scuola tutto da affrontare, che oggi è incerto, poco tutelato, poco chiaro, poco trasparente. E la mia Italia, e l'Italia dei miei amici, quella che pretendo che sia all'altezza della situazione. Ed ora le mie aspettative sono quelle che gli italiani siano sufficientemente indignati da alzare la testa, se non ora mai più. Vorrei
vorrei anche mettere in evidenza una differenza tra le donne, le prostitute del passato e quelle attuali. Avevano coscienza che il loro lavoro non era ben accetto ed erano anche respinte dalle famiglie e a volte avevano dei bambini che nessuno voleva riconoscere, tanto più il padre, che a volte era anche un uomo sposato. E questi bambini venivano abbandonati, in certi casi, e, come si dice, assistiti dall'assistenza pubblica. Io ho visto molte di queste donne piangere, chiedere che i loro bambini fossero assistiti in modo diverso e potessero andare a scuola. Ora avremo risposto tutti gli eventi. Non c'è nessuna giustificazione per punirsi. È per questo che voglio fare il parallelo. Si sono chiuse le tasse di tolleranza, la legge del Berlino è ancora in vigore, ma si sono aperte le vie. Sulla base di queste ragioni, la mercificazione del corpo delle donne
disoccupazione nel mercato del lavoro, dall'altra all'aumento dello sfruttamento e della fatica nel lavoro produttivo e in quello di cura, a causa dell'inaccettabile crescente autoritarismo padronale a cui ci si fa. Una politica di smantellamento dello Stato sociale, politiche restrittive e disordine, sono due facce di un modello sociale il cui ricatto e la mercificazione sessuale sono offerte alle donne come strumento di affermazione individuale di successo. Modello che intesse anche le relazioni di lavoro e familiare e contro cui ci siamo sempre battuti per difendere le dignità e i diritti delle donne contro il carico della violenza. Agli uomini non chiediamo amicizia, ma di mettere in discussione, a partire da sé, la miseria di un modello maschile, quale quello rappresentato dal Presidente del Consiglio. Libertà femminile e autodeterminazione costituiscono misura e valore della dignità delle donne, forza radicale di cambiamento. Come metà del carcere promuoveremo una nostra iniziativa nazionale per avviare la riflessione che a partire dalla soggettività delle donne affronti anche i temi relativi alla riconquista del contratto nazionale. Grazie a tutti. Non dobbiamo avere paura delle opinioni che ci dividono, delle differenze, delle sfumature che non ci appartengono, degli approcci che sentiamo estranei. Sono questi la nostra ricchezza, la forza della nostra protesta, che è chiara e unica. Tutti i mali, i forse, le perplessità, le critiche hanno posto e legittimità nelle nostre piazze. Sono molto felice che finalmente tante donne scendano in piazza, anche se non posso non pensare che sia un po' tardi. Per questo, allo slogan scelto, se non ora quando, risponderei prima.
pensiamo anche al riconoscimento economico del nostro lavoro e alla differenza di reddito che esiste tra una lavoratrice e un maestro. Una lavoratrice guadagna 1000 euro al mese, altro che di una lavoratrice. Sì, andiamo avanti fino a mattina. Sì, sì.